Un incontro d'estremo interesse, quello svoltosi nel pomeriggio del 29 marzo presso l'Auditorium Tebaldini di San Benedetto del Tronto. L'Assise, organizzato dalla nostra testata con la preziosa collaborazione della bibliofila di Mimmo Minuto, ha visto la presenza della professoressa Valentina Colombo. Il tema che è stato trattato è d'estrema attualità e riguarda l'Islam e il contesto dei paesi musulmani. Pace e sviluppo insieme ai paesi arabi è stata la domanda titolo dell'incontro. Tra un'analisi geografica e geopolitica del mondo arabo e musulmano, l'Assise è stata l'occasione per rispondere ad alcune questioni concernenti la primavera araba e il futuro del mondo arabo in relazione al contesto femminile. È possibile evitare uno scontro di civiltà realizzando un sincero e proficuo dialogo tra l'Occidente e il mondo arabo? Il dialogo, se è sincero, è proficuo. Il dialogo deve essere un dialogo senza pregiudizi, un dialogo però neanche senza, deve essere un dialogo anche senza paure, un dialogo in cui ci si guarda negli occhi direttamente, non ci si nasconde. Quindi se prevalentemente un dialogo, quello che io prediligo, non tanto il dialogo interreligioso quanto il dialogo tra le persone, di sicuro è un dialogo che si può fare e si deve fare. Quindi, nel caso di Occidente e mondo arabo, purtroppo questo dialogo molto spesso viene infangato dalla cosiddetta ragion politica, per cui vediamo interessi di Stato, interessi economici passare sopra i diritti umani. Allora, questo è impossibile, questo è inaccettabile, per cui il vero dialogo è quello sui valori universali e primo fra tutti la sacralità della vita. Se è condivisa non conta essere musulmano, essere cristiano, essere ebreo, e il dialogo c'è e di sicuro è sincero ed è proficuo. Valentina Colombo è docente di geopolitica del mondo arabo presso l'Università Europea di Roma. È una delle principali studiose al mondo di questo settore, oltre ad essere particolarmente attiva nel campo giornalistico, grazie alla collaborazione con Zenit. In relazione al tema trattato nell'incontro, abbiamo posto a Valentina Colombo un'ulteriore domanda. Che messaggio vuole portare ai giovani in relazione alla tematica di questo incontro? Ma ai giovani io dico di non fermarsi alle apparenze, di non fermarsi alle notizie che ci vengono propinate dai telegiornali, dai mezzi di comunicazione, che molto spesso sono notizie deviate, che tendono a formare non tanto un'opinione pubblica quanto un'opinione pubblicata. Quindi ai ragazzi dico: andate a cercare l'altro, siete ragazzi fortunati perché vivete nell'epoca della globalizzazione, per cui la ricerca dell'altro, la ricerca della verità molto spesso è più facile, anche se talvolta la quantità di informazioni complica il raggiungimento della verità. Però il consiglio che io do è fondamentalmente quello che io do ogni giorno ai miei studenti, è quello di non fermarsi alle apparenze, non fermarsi agli stereotipi e allungare le mani, non tirarle indietro.